Autunno, ci lasciamo alle spalle vacanze, sole e mare, cominciamo a guardarci intorno per vedere quali eventi, quali novità ci terranno compagnia nei prossimi mesi. Un grande ritorno per il teatro che interessa un pubblico sempre più giovane. E allora vediamo insieme quali sono gli spettacoli in arrivo a Bologna. Un invito a sviluppare l'immaginazione, quindi a tenere vivo quello che è proprio il cuore del teatro. Ecco, il pubblico, tra l'altro, risponde attivamente a queste sollecitazioni che voi già da qualche anno lanciate. Ecco, cosa dicono i dati? I dati sono clamorosamente positivi, abbiamo avuto un incremento del 30%, che in termini reali vuol dire aumentare di quasi 10.000 spettatori, e questo è un dato che cresce di anno in anno. E crediamo sia un dato importante, un dato che ci dà tanta attenzione, vuol dire che ci vogliono, i bolognesi ci vogliono bene. Un rapporto diretto con il pubblico che ci ricorda che senza scene, senza pubblico con presenti non si dà teatro e ci stimola a giocare con non solo con la cultura che molto spesso ha un valore astratto, se non la si motiva, se non la si riempie di significato, ma ci ricorda che questi attori, questi autori che a volte hanno pagato con situazioni personali, esistenziali non facili, però credevano in un rapporto utile della cultura per la creazione o l'immaginazione, per meglio dire, di una società migliore. Parte di questo successo naturalmente è dovuta anche al cartellone molto vasto e eterogeneo, quindi che accontenta un po' tutti i gusti. Che cosa prevede quest'anno? Mai come quest'anno il cartellone è sicuramente vario, veramente per tutti i gusti. Avrà delle punte di eccellenza, faccio un esempio, Bergonzoni che prepara la sua prima nazionale qui da noi nel nostro teatro. E c'è questo Nel con un sottotitolo che ho citato prima, che è appunto la cauzione per sprigionare le forze, cioè cosa si deve pagare, fortunatamente non parlo di moneta, per sprigionare le forze, per togliere dalla galera interna la forza, l'energia. La spiegazione per cui noi siamo al Duse, non al Comunale, è nella tipologia dell'opera che mi è stata commissionata, cioè io farò la regia della Begas Opera, e che nasce in maniera misteriosa come e diventa proprio nella lettura di quest'opera un'opera contemporanea, nonostante faccia parte del patrimonio teatrale del Settecento inglese. Avremo un debutto con Moni Ovadia, tanti attori, tanti classici come sempre, l'Otello di Lo Monaco, Bucci con Riccardo III, Da Porto, che adesso in questo momento è molto gettonato, che ci farà un Goldoni, i balletti, importante settore che stiamo curando da anni, con una chicca che è questo Le Ballet Trocadero di Monte Carlo, che è uno spettacolo straordinario, divertentissimo, che sta girando tutto il mondo, che sono dei ballerini di 1,90 m, tutti maschi che ballano in tutù. Tanti spettacoli, tanti nomi, una stagione secondo me molto nuova, molto particolare. Ci saranno molte sorprese e secondo me questo è il contenitore ideale per fare questo tipo di opera musicale che è molto più prosa di tante opere, ci sarà molto parlato e quindi ci sarà anche questo gioco delle sonorità diverse dei dialetti legati alla bravura degli interpreti e spero anche al buon operato del regista che sono io. Lucio Dalla, che è un grande amico, che presenterà qui da noi la Beggar's Opera. Per la prima volta verrà costruito qui scenografie, tutte le prove, quindi avranno un mese di lavoro, e debutterà qui da noi questa sua opera. È una collaborazione di cui siamo molto felici e molto orgogliosi. E adesso andiamo all'Arena del Sole che riapre i battenti con il colore e il ritmo andaluso dello spettacolo della coreografa Cristina Hoyos, Romancero Gitano. Si apre il 25 ottobre all'insegna dei grandi protagonisti la stagione teatrale 2007-2008 dell'Arena del Sole, Teatro Stabile di Bologna. È una stagione che propone ben 41 titoli in un cartellone articolato e di grande impegno, in linea con il progetto Interaction nell'intersecarsi di drammaturgia classica e contemporanea, ricerca e teatro popolare, divertimento e impegno civile. Contiamo molto sulla prosecuzione di questa storia per poter affiancare, connettere questa storia, anche altre belle storie della cultura teatrale bolognese e non solo. Però mi pare che la stagione
sia stata disegnata con molta attenzione. Ha parlato prima nel suo intervento del trionfo della parola e della difficoltà di ascolto nella comunicazione odierna. Ecco, qual è il valore del teatro, quello che può essere apportato dagli attori in questo senso? Io ho parlato del trionfo della parola dettata però dall'intelligenza e dal pensiero creativo, cosa che stiamo vivendo in una situazione dove tutto viene valutato, contestato o simile ragionato attraverso un profluvio di parole che molto spesso non hanno senso e non vengono neanche ascoltate. Vogliamo dare una risposta attraverso il teatro dentro a questa logica qua. Quindi la parola in teatro ha un significato, e poiché in teatro il teatro è creatività e intelligenza, pensiamo di dare una risposta in questo senso. Tradizione e sperimentazione ancora una volta si incontrano sul palco dell'Arena del Sole. Testi classici riproposti alla luce di un'intuizione registica o richiamati in causa dall'attualità, opere di nuova drammaturgia che sfidano le convenzioni della scena e le certezze della platea, comici, spettacoli di danza, affermati mattatori della scena, della grande tradizione della regia, da Ronconi a Necrosius, da Castri a Cecchi a Latella, distribuiti tra Sala Grande, Sala Interaction e Teatro delle Moline. Come possiamo sintetizzare la stagione, il programma che proponete quest'anno? Ma io lo sintetizzerei appunto nel trionfo della parola attraverso grandi attori, grandi registi, solo per citarne alcuno, Francesco Rosi fa Voci di Dentro con Luca De Filippo, un bellissimo spettacolo, oppure Necrosius, questo uno dei più grandi, diciamo, fra i grandi registi europei della scena contemporanea, oppure Luca Ronconi, che ormai diciamo è un classico. Ben quattro le nuove produzioni. E per gli amanti del comico di casa nostra, niente paura, tornerà anche Vito con Teresa Tormiento e Stella Rossa. No, forse qui si smantelli qualche cosa, ma poi le mettiamo tutto a posto. No, la trasformi in un baraccone da fiera, in effetti è un circo, certo, no? Quindi, e poi dei momenti anche di comicità, ma comicità molto importante, elegante, raffinata, come può fare, che ne so, Paolo Poli, per esempio, con il nuovo spettacolo, Neri Marco Re, sarà uno spettacolo dedicato a Gaber, oppure Paolini, oppure Celestini. Ecco, qui siamo per esempio nel campo della fabulazione. Quindi vede, c'è la recitazione, la fabulazione, la parola, quindi, però tutto è parola, poi viene detto in un modo o nell'altro, quindi questa è una questione di stile, diciamo, no? E quest'anno c'è una novità, infatti Art Director vuole diventare sempre più interattiva e coinvolgervi in uno scambio di opinioni e di informazioni su tutti quelli che sono gli eventi culturali di Bologna e provincia. E allora, in attesa che comincino gli appuntamenti di teatro, potete già cominciare a cercare Art Director sul nostro nuovissimo blog, su Blogger, sui calendari di Google e su tutti i motori di ricerca video. E se volete ricevere nella vostra casella di posta gli aggiornamenti e i nostri video, potete mandare un'email a artdirector.tv@gmail.com. L'appuntamento è per venerdì prossimo. Ciao!